Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che è venuto per servire e non per essere servito sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo la solennità di Cristo Re. Sì, Cristo è nostro Re, ma il suo regno non è di questo mondo. Gesù Cristo infatti non è venuto in mezzo a noi come un grande della terra, e non ha cercato un posto tra i potenti. È venuto invece come testimone di un Dio che è amore, misericordia, dono di sé. Così il Cristo è nostro Re, perché si fa servo. Domandiamogli allora di insegnarci a servire come Lui e ad amare come Lui.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore. Vieni e ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia. Vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.
Signore Gesù, modello dell'umanità riconciliata nell'amore e sorgente della nuova umanità. Signore Gesù, modello dell'uomo nuovo e di vita. Gesù, modello di pace e di giustizia. Signore Gesù, modella del servire e dell'amore. Signore Gesù, modello di misericordia e di bontà. Signore Gesù, modello di speranza e di carità. Ascoltate la parola del Signore
Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce». Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Quanto bisogno abbiamo di ascoltare la voce di Dio che parla al nostro cuore, ascoltarlo nel silenzio come in questo momento, fuori dai rumori, dai frastuoni, ma noi abbiamo paura del silenzio, abbiamo paura del regno di Dio, di questo regno alternativo, di questa comunità alternativa che Gesù è venuto a instaurare, a impiantare, a creare, fatta di giustizia, di verità, di amore, di condivisione, di solidarietà, di rispetto, di accoglienza. Che strano re il nostro. In un tempo in cui i capi del mondo, i leader di questo mondo rivendicano a sé pieni poteri, sentendosi autorizzati ad intervenire con forza per debellare, distruggere i presunti nemici, che sono uomini e donne, dichiarando guerra, nessuna pietà per queste persone. E questa sera sarà fatto anche domenica prossima, la conclusione dell'anno liturgico. Cristo, Gesù Cristo, nostro Signore, Re dell'universo, ci viene presentata questa figura di Cristo Re. Abbiamo incontrato, abbiamo ascoltato Pilato, colui che ha tutti i poteri per conto di Roma, in Palestina, e domanda a Gesù: «Tu sei re? Tu, che sei qui davanti a me, sfigurato, con le mani legate, tu che non metti nelle tue mani nessuno, ma ti metti nelle mani di tutto, tu che sei innocente, che non ha fatto male a nessuno, non ha dichiarato guerra ad alcuno, che non ha mai gridato vendetta», Pilato dice: «Tu sei re? Tu che non togli la vita
anzi me la doni. E insegni che l'unico modo di vincere è perdonare, amare. Vuoi essere re con queste caratteristiche? Tu, Gesù di Nazareth, che hai avuto solo un desiderio, quello di prenderti cura di chi non ce l'ha fatta mai, dei poveri, i miseri, gli esclusi, le scorie della società, gli irregolari, le vittime dell'ingiustizia sociale e religiosa. Vuoi essere re? Tu sei re? Tu che lavi, hai lavato i piedi a dei pochi di buoni? Tu sei re? Tu che non dai la morte a nessuno, nessun nemico per poterti salvare la vita, ma accetti, anzi muori, muori per amore, perché l'altro possa continuare a vivere? Tu che non hai eserciti, non hai armi, anzi hai invitato a un tuo fedelissimo, a Pietro, di riporre la propria spada nel fodero. Tu che non condanni nessuno, non hai mai condannato nessuno a morte, ma liberi tutti dal male, liberi peccatori, prostituti, prostitute, disgraziati, lebbrosi, truffatori. Tu sei re. E Gesù gli risponde: tu l'hai detto a Pilato, Gesù, io sono re. Perché il solo modo per vivere in maniera regale è servire, è il solo modo per essere potenti è fare del bene, perché l'unico modo di possedere è donare. È soltanto mettendo luce nelle tenebre del mondo che possiamo eliminare, far dissolvere. Da illuminati possiamo illuminare. Tu continui a dire, Gesù, sì, sono re, perché tu hai compreso, anzi ci fai comprendere, che l'unico trono su cui merita salire è la croce, quell'abbraccio spalancato, con le mani dilatate, vivendo un amore che va fino in fondo, fino alla fine. E l'unico nemico a cui bisogna dichiarare guerra è il nostro io, perché la lotta contro il nemico deve passare anzitutto dal cuore di ciascuno di noi, per vincere l'ignoranza, la cattiveria, l'egoismo, la menzogna, l'odio, e far trionfare l'amore, il rispetto, la comprensione, la condivisione. Solo quando ciascuno di noi avrà spezzato, frantumato dentro di sé l'ego, allora si potrà parlare di pace. Ma fin quando questo ego rimane, non ci sarà mai pace. E conosciamo bene i nostri giorni. Si usano parole come lanciare missili, far morire, come se fosse nulla. Non comprendo questi grandi del mondo, non comprendo questi potenti, non comprendo questi capi di governo o di Stato. Sono degli esseri umani? Ho tanti dubbi. Sì, solo l'amore incarnato, quello che si fa carne, che entra nel vissuto, nelle esistenze delle persone, quello è un amore regale. E se guardiamo Gesù come questo re, allora ci sarà salvezza per noi tutti. E la storia la potremo giudicare salvata. Se invece continuiamo, come Pilato, a sfuggire, ad andare dentro, fuori, a lavarci le mani, a scappare dalla verità e strizzare l'occhio ai regimi, ai potenti di questo mondo, alla fine uccideremo ancora l'innocente, Dio, che tutti ci vantiamo di credere, anzi che si vantano di credere in Dio. E uccidendo Dio, con Lui, si uccidono ancora gli innocenti della storia. La tua regalità, Signore, si rivela come puro amore, che splende nelle ferite, nelle piaghe del tuo corpo martoriato. Davvero, Signore, tu sei un re strano,
Strano, molto strano. L'uomo che sta di fronte a Pilato, che è legato, sanguinato, coronato di spine, dice: hai detto, io sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Proviamo ad ascoltarla questa voce. Corriamo il rischio, lanciamoci senza avere paura. Perché è una voce che ti dilata, ti spacca, ti penetra fin nelle profondità. A noi cristiani Gesù ricorda che la verità dell'uomo, di ogni uomo, è quello di accoglierlo, di amare. Ogni uomo, ogni donna, ogni persona, ogni essere vivente vale il sangue di Dio. Nessun innocente, nessuno è escluso dalla sua misericordia. Chi riconosce di essere amato con una misericordia che giunge al dono della vita non potrà mai escludere nessuno dal proprio orizzonte, dalla propria vita. Non potrà mai annientare, uccidere, far saltare in aria, abortire un essere vivente, perché si sente debitore verso tutti, perché l'amore dà solo vita. Sì, Dio è onnipotente, ma è soltanto onnipotente nell'amore, non in altro. Dio mi ama fino a morirne. Questo è il nostro Dio. Questo è il Dio dei cristiani. È Lui che muore e non dà morte. Un Dio che mi ama anche se lo rinnego, anche se lo tradisco, anche se lo rifiuto, anche se mi arrabbio. Il nostro Re, il nostro Capo, il nostro Signore non pretende nulla, ma semplicemente mi ama, ci ama di un amore folle. L'amore o va fino all'estremo, fino in fondo, o non è amore. L'amore non si ferma mai prima, va sempre oltre. Sia lodato Gesù Cristo.
grazia dice alla tua casa per la durata dei giorni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Ora porti la nostra voce al Padre perché esaudisca le preghiere dei Suoi figli e affretti la venuta del Suo regno. Preghiamo dicendo: venga il Tuo regno, Signore. Venga il Tuo regno, Signore. L'amore immenso che ci attende alla fine della storia. Il tuo regno è iniziato all'ombra della croce. Cresca nella tua Chiesa, diffusa sulla terra, schiacciata tra le nazioni. Ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Tu, ieri e oggi e domani, principio e fine, Alfa e Omega, la tua luce attraversa le strade della storia, dà pace ai popoli. Ferma la violenza e spegni l'odio. Ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. O vero Sole, che hai già misurato 2000 anni della tua storia, fino al tuo giorno la creazione ancora geme e soffre. Sconfiggi la morte, ferma le guerre, dà pane e giustizia ai poveri del mondo. Ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Figlio dell'uomo, che verrai nella tua gloria, noi camminiamo incerti tra le ombre della storia. Mantieni acceso in noi il fuoco dell'amore. Ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Il Signore ci ha donato il suo spirito. Con l'amore, la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
non è nessuno che ti difenda, Gesù. Eppure tu non rinunci a dare una risposta affermativa. Io sono re, ma il mio regno non è di qua giù. La tua è un altro tipo di regalità. Tu riveli l'autentico volto di Dio e ti mostri con amore, come l'amore sia l'unica strada da percorrere se si intende cambiare la faccia della terra. Solo chi ha capito questo prende sul serio il tuo messaggio. Tu non cerchi spettatori per avere la loro approvazione, ma uomini e donne che con semplicità e umiltà, giorno dopo giorno, accettano di seguirti. Thank you.
dite vivrò tra le tue mani, mai più vacillerò e strumento tuo sarò. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi. Tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato, tante vite spezzate, tante speranze seppellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu, donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra, con la guerra tutto è distrutto. Dio amore, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello e lo stile della nostra vita diventi shalom, pace. Amen. Proclama la sua gloria, la sua opera.